need a band, you need a band. Alex Sage, Valera Vic. La battuta no martire. E questa volta il gol del Manduria ha segnato Torres Gomez. Per il Manduria ha segnato Torres Gomez. Parte Gonçalves, palla al centro. Ed è gol! Ha segnato il Manduria, Gomez Torres, c'è stata una battuta e ribattuta area di rigore dell'Otranto e alla fine il gol di Gomez Torres. Il risultato vede il Castellente in vantaggio per 1-0. Ora c'è un pallone sui piedi di Prete, non fischia l'arbitro, ora è Gomez che viene avanti, Gomez salta l'avversario, Gomez tira, Manduria, Gomez al 47esimo, al 52esimo, chiedo scusa, al gol di Gomez Torres che realizza il Manduria, ha realizzato con la sfera l'avversario, Gomez. Partita pirotecnica fra Manduria e Castellaneta, davvero straordinario questo giocatore. Le tocca Negro all'indietro verso il numero 3 Marcuccio, poi Escarci che serve in avanti De Carvaio, da questi a Gonçalves, poi è Torres che si allarga sulla sinistra, tiro a rete, ha segnato il Manduria. Ha segnato il Manduria al sesto minuto, azione corale da parte dei biancoverdi, sfera che giunge sui piedi del bomber messapico Torres che di sinistra. Viene ancora in avanti il capitano del Manduria, palla al centro, tocco di testa di... E' nel gol! Gomez che di destro ha messo il paradigma alle spalle dell'incolpevole portiere deludente Deluzano. Quindi al minuto 15 gol di Torres per il Manduria. Che si aprono bene sulla sinistra, che hanno preso coraggio dopo quell'opportunità. Il cross in mezzo, Gomez! Il pareggio del Manduria. Lo avevamo detto. Lo avevamo detto. Compagni e poi Scarci a destra, un buon servizio verso Turco in area di rigore. Turco ancora il Manduria in area di rigore, c'è un tentativo da parte di Scarci, crediamo, ma non c'è stata la necessaria potenza. Ora è Gomez Torres, attenzione, ha segnato il Manduria al 45esimo, gollo da parte di Gomez Torres. Poggia a destra verso Pignatale, palla lunga in avanti verso Turco, supera l'avversario e il Manduria replica con Gomez Torres al 38esimo del secondo tempo. Gomez Torres replica Mario. Eh sì, dovrebbe essere il gol che chiude sostanzialmente la partita. Ancora una volta Gomez. Alla rimessa in gioco c'è Coccioli, è un giocatore della vecchia guardia del Manduria, ed ecco il secondo gol bellissimo segnato dal numero 7 Gomez.